Sì, abbiamo dato l'anima oggi in campo, ma come tutte le partite c'è stato solo un blackout secondo tempo a Catania. Abbiamo fatto secondo me una grande partita, il pareggio lo meritavamo e siamo riusciti a ciuffarlo all'ultimo minuto e secondo me il pareggio c'è stato giusto. Sì, molti falli non me li ha fischiati, soprattutto c'erano dei falli il primo tempo netti, però ci sta e quando succedono queste cose devo solo continuare a giocare e dare il meglio per la squadra. Sì, sicuramente però è un punto che muove la classifica, gli altri hanno pareggiato, il Cittadella ieri ha perso, quindi abbiamo recuperato anche un punto sul Cittadella. Sono sei finali sono rimaste, quindi dobbiamo dare tutta l'anima in queste sei partite. Sì, è stata una partita condizionata comunque da un episodio sfortunato, di certo c'è che siamo riusciti a alla fine a rimetterla in sesto, in piedi, quindi è un segnale positivo per noi, però sicuramente la partita di oggi ci ha fatto capire che da qui alla fine per ottenere la salvezza dovremo sudarle tutte fino alla fine. Sì, allora c'è da dire che abbiamo fatto buona parte del primo tempo benissimo, tenendo il pallino del gioco, cercando comunque di imporre il nostro gioco, ci siamo riusciti, poi sicuramente nel secondo tempo abbiamo concesso un po' più spazio a loro, che sono riusciti a venire fuori, a metterci in difficoltà, anche se c'è da dire che a parte la parata di Lis sulla punizione di Contini, il resto non è che abbiano fatto grandi cose. Sì, il gol fa piacere perché comunque è una cosa che un giocatore manca quando non riesce a farlo. Poi in particolare farlo all'ultimo secondo della partita di oggi è stato ancora più bello e spero abbia accantonato quanto di negativo mi sia successo nei mesi precedenti. Sì, purtroppo il più grande rammarico di questo campionato è aver racimolato pochi punti in trasferta. In questo momento staremo parlando di un altro campionato, però quando le annate nascono in questa maniera qua bisogna fare di tutto per limitare quanto di male stiamo facendo purtroppo lontani da casa. Speriamo che da Spezia si possa ricominciare per le ultime tre trasferte che adesso valgono doppio rispetto all'inizio. Certo, l'obiettivo di tutto il Trapani Calcio, raggiungere la salvezza prima possibile. Il punto di oggi, è, per come si era messa la partita, vedendo anche i risultati delle altre squadre, è un punto guadagnato che ci permette comunque di affrontare la settimana in maniera diversa, col sorriso, rispetto a una sconfitta che avrebbe potuto creare qualche malumore, quindi ripartiamo con tanto coraggio. Sì, dispiace a morire perché Cristian, al di fuori di essere un ragazzo fondamentale per noi, per lo spogliatoio, è anche un giocatore molto importante, ma non solo per noi ma per la categoria. Dispiace Dedico il mio primo gol a lui e il suo infortunio, e speriamo di dedicargli la salvezza il prima possibile.